Il nostro disco si chiama Hype Aura ed è un gioco di parole. Sì, hype, aura, l'aura, cioè ciò che circonda qualcosa che è in hype, crea, genera paura. La paura è il motore dietro tutto, fondamentalmente. Meno male che se ne ha. Forse, ecco, se vivessi senza paura, avrei paura, forse. Verso casa ciò che chiami te. Siamo Fausto e Francesca e siamo i Comacose. Ma è una gioia tranne la fermata prima di centrale. Sabato non si incomincia quasi. Noi ci siamo conosciuti perché lavoravamo assieme in un negozio in centro a Milano. Io non sapevo, diciamo, che lui fosse uno scrittore, cantante. Abbiamo fatto amicizia e pian piano ha cominciato a raccontarmi la sua storia, la sua vita. Il duo Comacose è nato per caso, forse inaspettatamente, anche perché all'inizio Francesca doveva essere semplicemente quella che faceva i provini. Tant'è che lei si proponeva anche di trovare tra le sue amiche qualcuno che poi avrebbe eventualmente fatto questo progetto. All'inizio non mi sentivo adatta, ma in realtà io non mi sento quasi mai adatta in generale. Anche perché comunque sì, sono una persona abbastanza timida e solitaria tendenzialmente. Quindi mi sono ritrovata a dover lavorare seriamente a questa cosa qui, perché io non ero mai salita su un palco, non avevo mai fatto un'intervista e piano piano ho cominciato a fare del training autogeno e ho più o meno, diciamo, smussato questo lato del mio carattere. Nel mio caso, insomma, fare musica è un'esigenza per comunicare. Come dice Francesca, sicuramente c'è una timidezza di base, c'è un'insicurezza e la musica è un modo per mettersi in gioco e per espiare qualcosa. Oh, dammi una lametta che mi taglio le venerdì. Noi non facciamo un genere ben preciso, ci teniamo, ma anche poi per esigenza personale in realtà, fare una cosa che sia un po' di fuori o comunque un mix di tante cose. Tendenzialmente ci annoia abbastanza tutto e ci stufiamo subito anche di quello che facciamo noi stessi. E quindi proprio a metà canzone ci annoiamo e diciamo sì, vabbè, adesso c'è un altro ritornello, la strofa, ok. E se invece mettiamo un assolo di piano e via così. E poi nascono i pezzi di Comacose. Cosa ci diverte molto. Quando siamo pesce cani e anche se a Milano non c'è il mare, noi restiamo squali. Le nostre canzoni hanno diversi strati di lettura, cioè magari la prima cosa che ti arriva è un po' più leggera, poi pian piano se entri dentro al testo, dentro alla canzone, capisci che ci sono anche delle cose nascoste dentro, no? Gli ostacoli più grandi sono stati quelli economici, soprattutto all'inizio, perché i primi video difficile comunque partire. Insomma ci siamo prodotti e lavoravamo, insomma non è facile anche avere la testa per fare questo. Grazie a Dio questa cosa poi si è innescata, è diventato un lavoro, quindi ci permette di sostenere il progetto e di continuare a poter mettere delle forze in campo. Un consiglio a chi vuole fare musica oggi è mettersi in gioco fino in fondo, sperimentare, provare, registrare, fare tante canzoni e riascoltarle e buttarle via. Butta via tutto, butta via i pregiudizi, i generi, sii te stesso, metti al centro la tua vita, racconta quello e vedrai che alla fine a qualcuno interesserà.